Un'ora di ritardo. Comincia il video dicendo che sono in ritardo, però mi sono rifatto con cicalone, so per recuperare, ho fatto tutto a piedi perché mi si è rotta la macchina. E ta, ma sai che c'è? Via! Questa solita subito a piedi fino a San Pietro. Più becca a lui. Vabbè. Numero uno. Chi ho portato oggi? Matteo Paiella. Perché ho portato Matteo Paiella? Perché secondo me lui c'ha una storia fighissima che si collega moltissimo al mio canale, sì, allo sport. Ma che anche perché io spesso dico: andate a correre, non fate gli scureggioni. Mamma mia, io quello. State a parlare con uno che anni fa deve fare pure un passo, avrei fatto qualsiasi cosa pur di non farlo. Sedentario, pigro, mangiavo a non finì. Ma la cosa che mi ha rovinato a me è la Coca-Cola, raga. Una volta sei lattine. 6 lattine di Coca-Cola in un giorno intero. Porca vacca. Se volete sapere la storia di Matteo Paiella, rimanete. Se no qua stiamo a Piazza San Pietro. Venite qua e vi fate benedire le chiappe. Siccome lui corre sempre, siccome lui si deve tenere in forma, siccome hai perso, quanti chili hai perso? 64 chili, da 120 chili, signori. A 56 chili. Adesso non peso 56 chili, però il massimo che ho pesato del dimagrimento è 56 chili. Adesso ne peso 66 perché poi mangiando ho fatto pure un po' di palestra, diciamo un po' ripreso ma dal punto di vista dei muscoli. E allora proprio per questo ti ho portato tre prodotti che ho scelto per te, per la corsa e per rimetterti in forma. Allora il primo prodotto, questo qua, si chiama Energy Aminos, è tutto naturale, si prende prima dell'allenamento e ti dà molta più energia. Prima di partire all'allenamento ti fai due misurini di questo in uno shaker, okay, e te lo porti. È tutto al top, aggiungo. Poi, sempre prodotto naturale, Recovery Aminos. Questo è dopo che hai corso, perciò dopo, gli aminoacidi di recupero. Perfetto, e poi, tutta roba genuina, signori. E poi, per chiudere in bellezza, le proteine whey. Mamma mia. Questo sempre tutti i prodotti biologici, tutta roba Foodspring, è il mio sponsor. Perciò ricordate sempre, prima di partire, quando hai finito e tutti i giorni, specie post allenamento. E andiamo, e si vola, signori. Questa ragazza purtroppo c'aveva tre melanomi, mi ha raccontato tutta la sua cura e mi ha detto che con la corsa questa signora ha avuto proprio una sorta di, come posso dire, di rinascita. Regressione della malattia. Esattamente, sì, esattamente. Perché ha visto la corsa anche modo non solo per sfogarsi, anche per conoscere altra gente, per fare incontri. Io per esempio, per via anche del mio aspetto fisico, non solo ero timido, ma avevo poche amicizie perché uscendo poco da casa, non avendo proprio dei rapporti con degli amici solo a distanza tramite il computer, mi sentivo non solo insicuro, ma anche non accettato, insomma, dalla società. E per me era anche un motivo di, diciamo, non di vergogna, però di insicurezza. Non ero al 100% e non mi sentivo proprio bene con me stesso. Poi ho cominciato piano piano col mondo dello sport. Infatti ecco perché io dico sempre, io faccio di media 46 km al giorno. Signori, è vero, io ti ho incontrato ad agosto che ci avevi il fogliettino con tutta la lista. Sì. Proprio un grande. Ma io ogni chilometro, io ogni giorno, anche tramite l'orologio e l'agenda quotidiana che io chiamo agenda di Forrest Gump. E poi Forrest Gump per me, molti dicono è matto là, però per me Forrest Gump è sempre stato il mio idolo. Io ho cominciato a correre anche grazie a lui, nel senso, vedendo un suo film, vedevo che era preso in giro e un po' mi rispecchiavo in Forrest Gump, perché vedevo sempre che era un po' emarginato, messo da parte, come si dice, lo scemo del villaggio, diciamo, no? Io con la corsa, cioè, inizialmente ho iniziato a camminando un chilometro. Ma te? E poi premetto che io fumavo pure, ho smesso anche di fumare. Cioè tu eri obeso, fumavi e mangiavi malissimo. E l'autostima ancora, cioè proprio, non sotto i tacchi, sotto terra. Perché in più venivo anche bullizzato, non bullizzato, che bullizzato. Vabbè, te vedevano così grosso. Me vedevano in mira, insomma, ero oggetto di scherno, insomma. E tramite lo sport ho visto una sorta come, infatti come si vede a San Pietro, che proprio siamo in clima religioso, la luce che mi ha dato la strada per migliorare e per affrontare questa nuova vita. Perciò tra i 16 e i 17 anni tu avevi proprio il massimo del tuo peso corporeo. Il massimo del peso corporeo e la massima disistima proprio in me stesso, perché ti eri buttato giù, cioè ti facevi schifo completamente. Io mi guardavo, io mi vergognavo pure a guardarmi allo specchio. Uscivo poco da casa perché ho sempre paura non solo della gente che mi prendeva in giro, ma anche di ciò che avrebbe potuto pensare la gente di me. Cioè tu
pensavi quello che poteva pensare la gente. Esattamente. Adesso, nel 2021, Matteo Paiella dice non c'è cosa di più sbagliato, bisogna essere sempre se stessi, anche con i propri pregi e difetti. Ma bisogna sempre ascoltare la gente che ti dà i consigli. C'ho avuto gente che mi è stata, non solo gente che mi ha preso di mira, però c'ho avuto anche gente che ti ha aiutato. Mi ha aiutato fisicamente, ma soprattutto, cosa importante, psicologicamente. Perché se non c'era questa gente che mi aiutava psicologicamente, era molto molto dura. Io non ho mai pensato a gesti estremi, perché la vita, io ho conosciuto una ragazza purtroppo che è stata, che viene presa di mira perché c'aveva, la chiamano quattro occhi, e purtroppo si è suicidata, si è buttata dal quarto piano. Porca miseria. Ecco perché io dico sempre adesso, quando vedo fatti mece medesimo e mece arrabbio, perché bisogna sempre stare attenti a ciò che si dice. Cioè può stare lo scherzo, però lo scherzo io dico sempre è bello quando dura poco. Sì, se abbattuta, a scureggione e no, finisce per, là. Sei seduto, stai a mangiare cioccolato, ancora parli . E finisce lì. Invece quando diventa là, ecco, uno, due, tre, già comincia a essere un po' un problema. Certo, poi diventa proprio una cosa pesante. Diventa una cosa di scherno. Tu di che quartiere sei, Matteo? Io sono di Casalotti. Casalotti. Casalotti Boccea. Casalotti Boccea. Casalotti Boccea. Colgo l'occasione, se mi è possibile, vorrei salutare tutti gli amici di Momba Mombaruzzo. A proposito, via Mombaruzzo e in via Treville sono due vie che le sei tatuate. L'ho tatuata. Se posso spiegare in breve. Certo, devi spiegare tutto. Questo sono io che corro, diciamo, vabbè, io una presenza. It's coming vuol dire la finale campione d'Europa, ovviamente, invece di it's coming to Rome, it's coming home, it's coming to Rome. Via Momba Momba Ruzzo Ruzzo e via Tre Treville. Sono due vie per me non speciali, di più, perché io lì ho tutti i miei amici più cari, persone che mi hanno aiutato, persone che mi sono state vicino nei momenti difficili, mi hanno sempre apprezzato, sempre, sia quando ero grosso, quando diciamo ero proprio sottoterra, a livello proprio di morale. Di morale, esatto, ma mi viene il termine. Adesso ancora, diciamo a te, per dire, ti servono 5 euro per esempio, noi ci stiamo, ma a te ti servono un piatto di pasta, per dire, te lo famo. E quello per me è la vera amicizia. E per questo mi sono tatuato queste vie. Poi perché, a parte che ci passo sempre, infatti ogni volta che vado là... è una parte del tuo cuore. Ecco Forrest Gump, mi chiamano Forrest Gump, mi chiamano Matteo. C'è preciso, io non mi chiamano Matteo, a me per strada Casalotti, Prima Valle, poi bacione quartiere Prima Valle che per me è fantastico. Eppure lì mi dico, ecco Forrest Gump. Le fanno le foto, mi riviano, lei, io mi diverto con tutti i ragazzi, insomma, che hanno l'età mia, che ho conosciuto sin da piccoletto, e li trovo, ecco, vedi, addirittura manco mi riconoscono parecchi, perché si ricordano. Si ricordano quando eri bello cicciotto. Perciò quando ti prendevano in giro, tu avevi due tipologie di comportamenti. Esattamente. Vabbè, davanti al ragazzo che mi prendeva in giro, per dire, cioè facevo, ci ridevo sopra, perché, per dire, allora si dice, sei bello te, per dire, no? Dentro di me ci rimano molto, molto male. Molto, molto male, perché mi sentivo... Una volta ci posso pure stare, due, tre, passi la terza, la quarta, ma la quinta vedevo problema qua, quindi va bene. Perché mi è stato di questo? Non mi sono mai lamentato né con professori, genitori, ho detto, ma quello mi prende in giro. Io sono uno che se posso, posso sempre risolvere da solo, insomma. Poi certo, se è una cosa che al di fuori di me, ovviamente chiedo aiuto. Diciamo, il primo comportamento ci ridevo sopra, però dentro di me, a lungo andare, mi dava fastidio, diciamo, essere sincero. E la prendevo come una sorta di presa in giro, di 3-4. Diventava 5. Fastidioso. Certo. E questo però ti portava poi dal nervoso a mangiare di più. Esattamente. Perciò tu aumentavi il tuo mangiare in proporzione anche alla frustrazione. Anche quello. A parte il fatto, anche vero che ero molto prima ero molto pigro, non avevo anche stimoli. È vero che non ero anche stimolato psicologicamente. Perché io dico sempre, ragazzi, la testa, bisogna starci con la testa, perché la testa è fondamentale. Se qualsiasi, io dico sempre, qualsiasi cosa nella vita, lavoro, sport, in qualsiasi ambito, pure i calciatori stessi, se tu non ci stai con la testa e non ci sei mentalmente in quello che fai, nella vita non potrai mai fare nulla. Ovviamente parlo personalmente, poi certo. ognuno ha i suoi, diciamo, i suoi incendi, che il mio è stato veramente un proprio incendio. Il mio incendio è stato, ancora me lo ricordo, 5 gennaio 2017, sto facendo una rampa di scale, c'avevo, o credo 16 o 17, no, dovevo fare ancora 17 anni. La rampa di scale, 120 kg ancora addosso, diciamo 5 scalini di numero, mi stavo sentendo male. Cioè nel senso non c'avevo più il fiato per continuare. Dice, io mi sono guardato e ho detto, così, la notte, ma te stai rendendo, cioè c'hai 17 anni, a 30 che fanno? Cioè ovviamente mi ricoverano.
faccio come quello dottor Nozara, andai secondo te. Dottor Nozara. Dice, lei è recuperabile. È il dottore bariatrico. Bariatrico, famosissimo in tutto il mondo. E addirittura aggiungo che nel periodo quando ero obeso, quando ero grosso, questa è una cosa che, diciamo, mi sottono sempre per me, ma che adesso voglio dire, ho levato tutti gli specchi dalla mia camera perché mi vergognavo di me stesso, ma non perché ero grosso, proprio perché non mi sentivo a mio agio psicologicamente e mentalmente. Cioè, tu non c'hai uno specchio da in nessuna camera mia, parte? No. Ok. Mi guardavo, dicevo, non me voglio vedere, oddio, levo sto schifo, così, da solo mi dicevo. Un poco adivato dal pensiero degli altri, un po', perché poi io, allora ero pieno di fisse, e se non ti fai paranoia, ti fai tutte le fisse mentali, oddio, quello, mo esco così che pensa di me, capito? Adesso ho imparato che non c'è cosa di più sbagliato, perché ognuno ai suoi pregi e i suoi difetti, per carità. Non è che adesso sono dimagrito, sono diventato Iron Man. C'ho anche i miei pregi e i miei difetti. Però una cosa che io ringrazio dello sport è che mi ha dato tanta autostima per affrontare le cose. Io prima camminavo sempre così, a testa bassa, perché avevo sempre paura del giudizio della gente e di ciò che gli altri avrebbero potuto pensare di me. Adesso, con i miei pregi e i miei difetti, mi pare sempre, ah, ma te, petto un fuori. Testa alta, non te manca niente. Non aver paura. Poi qualsiasi cosa mo chiede a me per dire, non aver paura. Però dice, ah, va, quello però mi potrebbe dire, mi potrebbe pensare, che chissà che può pensare di me, oddio, mi vergogno. E stiamo a testa bassa. Invece no, ragazzi, siamo in tema religioso. Giovanni Paolo II diceva sempre, prendete in mano la vostra vita e fatemi uno spettacolo. Diciamo, non sono molto religioso, lo ammetto. Sono stato, però un po' ho abbandonato la religione. Abbandonato, diciamo, non c'ho più quel feeling. Però quel Papa è, per me è sempre stato una sorta di punto di riferimento. Mi sono guardato, ho avuto il coraggio di andare davanti a uno specchio. Mi sono spogliato nudo, come, non so scherzare, ci sta mia madre e mio padre testimone, perché poi sembra che sto raccontando un film, ma proprio è, che poi se ci ripenso diventa un film, perché diciamo a te, io mi guardo adesso, mi faccio coro per Roma, così, diciamo a te, ma ti rendi conto? Da solo io da volte non riuscivi a fare quattro scalini e mo te fai i quartieri, te fai in quintare i quartieri in qualsiasi temperatura. Io una volta sono arrivato, signori, un anno fa credo, da Casalotti fino a Nannina a piedi, ci ho messo una giornata, però dice, è stata proprio un motivo, dice, ho fatto 10 km. Per me era una cosa impossibile prima, no? Ebbene, mi sono spogliato nudo, ma te, questa è la realtà, non te puoi nascondere, non puoi levare gli specchi, che tu levi gli specchi, ma il problema rimane là, poi leva pure, te pure copri l'occhio con i prosciutti. Tanto il problema c'è sempre. A 30 anni che fai? Cioè, ma pure a 20, ma pure a 25, dove vai? Ma non perché il fatto, voglio chiarire, non perché il fatto della bruttezza, dell'estetica proprio, perché, del vivere, perché io dico sempre, ognuno è bello a modo suo, ragazzi, la bellezza è proprio a livello personale, perché ognuno, io mi sento bene così, ma c'è gente che si sente bene pure che pesa 200 kg, per carità. Però a livello di salute, io, questo è personale ovviamente, poi manca a farlo apposta, le analisi, i valori tutti sballati, colesterolo altissimo, quasi al diabete ero arrivato io. A quell'età così giovane già c'hai quasi il diabete. Sì, perché zuccheri, Coca-Cola, cioccolate, anche adesso li mangio, però in maniera proprio controllata. Certo. Perché lo sgarro va fatto, signori. La dieta, se sì, va aspettata, però bisogna anche concedersi qualche sfizio, insomma, o no? Certo, assolutamente. È ora di cambiare. E quel giorno per me è stato il giorno in cui si è appiccato questo incendio. Si è appiccato questo incendio e mi ha dato la possibilità, come se fosse stata una sorta di rinascita. Una vera rinascita. Io, questo personaggio che tu vedi adesso, sicuro, sereno. Esatto, bravissimo. Sereno, ma anche sereno. Determinato. Bravissimo, esatto. Perché non, la cosa fondamentale, signori, per stare bene con gli altri, bisogna stare bene con se stessi. Prima io non stavo bene con me stesso e di conseguenza non avevo rapporti proprio sociali. Ero io che avevo delle fisse. Se non mi sentivo proprio insicuro, mi sentivo proprio inutile. Cioè, eri arrivato a sentirti proprio inutile nel mondo. Bravo. Che questa è brutta come cosa. È brutta, però erano tutte cose che si formavano nel mio cervello, che erano, posso dire, fisse che mi facevo. Col tempo, piano piano, ecco perché dico sempre, io sono adesso, sono malato a carino dello sport. Io dico sempre, proprio, poi alla gente, scherzosamente dico, perché vieni a correre con me? Bravo. In generale, no? A Marco, vieni a correre con me, dice, ma dove vado? Ma no, non andiamo piano. Cioè, io per dire, io questo domando alla gente. Poi, una cosa che domando sempre alla gente, a chiunque, a Cicalò, sei contento? A Matteo, sei contento? Sono domande banalissime, però, che se ci fa caso nessuno te fa. Non come stai, ma se sei contento. Sei contento di quello che fai, sei contento
del tuo lavoro, della tua professione, della tua vita. Del tuo tempo libero. Esatto, io dico adesso sì. Adesso proprio in pace, mi sento proprio bene fisicamente e mentalmente. Con i miei pregi e i miei difetti. Tutto grazie alla testa, allo sport e soprattutto, ragazzi, quello che dico sempre, bisogna sempre credere quello che non facevo prima io. In se stessi. Esattamente, esattamente. Tu adesso sei diventato anche conosciuto, no? Perché io te conosco, tu me conosci, cioè sì. Già io e te che abitiamo in due quartieri, ci conosciamo e anche attraverso i social. E ti sei pure inventato degli slogan. Sì, sì. Tipo, qua che c'hai? Allora, questo... Per raccontare questo, diciamo, questo tatuaggio che ho fatto, per raccontarlo bene 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 ci vorrebbe, no, un giorno, un mese intero. Rappresenta la mia personalità e il mio stato attuale d'animo. Io dico al top, perché adesso, no al top perché sono il migliore, sia chiaro. Nessuno è migliore di nessuno, io sono un umile, io sono sempre stato umile. Al top della tua forma. Esattamente, al top perché mi sento bene con me stesso, al top. Io dico sempre, Matteo, come stai? Tutto semplicemente al top, perché so bene con me stesso, ho trovato una mia dimensione del mondo, una mia dimensione rivalutato, mi sento, stata facendo, ho incontrato anche parecchi bulli. Dei tempi, sì, dei pure tempi. Io. E poi mi vengono da me e dicono, Matteo, ma io scherzavo. Voi c'avevano paura. No. Ma io inizialmente non ero così, io inizialmente quando ero grosso e mi venivano in giro ero vendicativo. Sì. Non te ne frega arrabbiato. Più niente. Arrabbiato, cioè non vendicativo nel senso che voglio menare, voglio fare del male, però c'è questo, mamma mia, che ne so, magari caschi per terra, capito? Cioè, nel senso, capito? Adesso bisogna imparare a perdonare. Quello che ho imparato adesso, Matteo Pagliella nel 2021. Io di solito dico ignorare più bravo, che perdonare. Bravo, perché bravo. Il perdono non spetta a me, nel senso non certo. So io che giudico. Certo. Io però ti posso ignorare, capito? Sì, sì, sì. Cioè io posso a un certo punto dirti, guarda, hai detto, io manco te l'ho sentito. Qualcuno ha mai pensato che tu hai sostituito una compulsione, quella per il cibo, con un'altra compulsione, quella sì. Per quella corsa? Devo essere sincero, inizialmente sì, io ho visto nella corsa, dal punto di vista iniziale, un modo per, diciamo, per sfogarmi, per proprio per liberarmi dalla sorta di, posso dire, del grasso corporeo, delle frustrazioni che avevo dentro di me per via degli sfottò, per via di alcune cose che non andavano, e vedevo nella corsa un modo per liberarmi, diciamo. Però man mano col tempo è diventata una sorta di amore, una sorta di filosofia che mi ha dato non solo autostima, ma mi ha fatto anche rinascere psicologicamente e mi ha dato anche una struttura fisica, diciamo, migliore, adeguata. Quindi tu adesso dici ho un rapporto equilibrato sia con il cibo che con lo sport. Sì, sì, diciamo, nel cibo adesso, siccome corro tanto, tendo sempre anche un po' ad abbondare, come facevo un po' prima, però adesso, diciamo, non è una sorta di tengozzi, insomma, no? Sì, sì, abbuffata. Abbuffata, esattamente. Adesso, diciamo, mangio al fine della corsa, mangio perché mi servono anche delle energie per correre. Non è una sorta di sfogo mangiare, è una sorta proprio di nutrimento. La ragazzi. Distanza tra riprendersi e finire magari seduti qui sulla scalinata della chiesa da soli, certo. Con mille difficoltà, è poca. Cioè sì, sì. Basta un attimo. Basta cioè. Una scelta sbagliata. Io conosco gente che purtroppo manca a farla apposta. Un anno fa, proprio qua a San Pietro, io ho conosciuto un signore che stava in giacca e cravatta e stava chiedendo l'elemosina, signore. Io sono rimasto, no, boh, stavo con amici e dicevo, scusi, ho detto, ma serve aiuto? Dice, io ho perso tutto, ho perso ogni cosa. E adesso è sempre più facile trovare persone comuni che chiedono l'elemosina rispetto, sai, all'ubriacone, al drogato, certo. Al nullafacente, al pazzo, capito? Perché certo. Poi ci sono anche quelle figure lì, ma proprio la persona comune, quello che veramente a un certo punto non è riuscito più a ritrovare lavoro, perché a 50 anni è difficile trovare lavoro, in questo, in questo momento storico. Pure prima c'è stata una difficoltà, adesso capirai, ancora peggio. Tu che ne pensi delle food challenge, cioè quei video dove le persone s'abbuffano e si fanno vedere che mangiano 10, 20, 30, 40 mila calorie di zozzeria per far vedere che loro sono bravi, sono forti? Assolutamente no, signori, non c'è cosa più sbagliata. Non c'è cosa più sbagliata. E poi, manca a farlo apposta, guarda, stavo a pensare adesso a YouTube.
Esatto. Mamma io ci ho fatto un video su YouTube anch'io. Quello si è ucciso da solo. Esatto. Quello è solo. Come posso dire? Quando io fumo una sigaretta, ne fumo 20, 30, 40, e piano piano mi faccio dei tagli che mi porteranno alla morte. Cioè, sono. E si è fatto un esempio, sbagliatissimo, perché non solo dai una brutta immagine di te, ma poi per dimostrare a un'altra persona che mangio. Io una volta, manco a fare apposta, video, un video 40 fette al latte. 40 Kinder fette al latte. Diciamo, penso, diciamo se che se lui... ne mangiavo 10, cioè mi ricoveravano a me. Sì, ma ti viene la nausea. Ma poi in tanti barattoli e marmellate, il discorso è che molti dicevano che lui mangiava comunque male tanto anche al di fuori della camera. Però, attenzione, l'incitamento, che poi non c'era o c'era, però comunque il fatto che centinaia di migliaia di persone ti guardavano e tu ti sentivi anche amico di questi perché mangiavi e mangiavi tanto, comunque era sempre un piccolo incitamento anche involontario delle persone. Perché se io te guardo che mangi... E poi te mangiavo da fine. E uno dice, vabbè, a sto punto io a sto punto funziono, perciò da sto punto di vista è una cosa che purtroppo porta a quello. Però lui è solo il primo, secondo me, di una lunga lista di persone che si stanno a rovinare. Sì, sì. Perché... c'è chi è magro, c'è chi è grasso, c'è chi fa questo e comunque che lo vede incita... una sorta di per fare visual, per dire. Esatto, ma incita pure tanta altra gente a dire ma se quello si è mangiato 40 Kinder fette al latte, me le posso mangiare pure io. Oppure quelli che fanno le sfide, mangia un hamburger in 20 secondi e poi si strozzano. C'è cosa più sbagliata, signori. Bisogna essere sempre noi stessi. Questo mio padre che mi ha insegnato sempre. Ma te... tu poi c'hai mille difetti come c'hai mille pregi, però nella vita sono Matteo Paiella e ne vado fiero. Mi padre si chiama Maurizio, detto anche Mauriziello lo chiamano, Mauriziello per scherzare. Io sono Maurizio, sono umile, sono me stesso, non bisogna mai imitare. Imitare sì, ma sei un esempio positivo. Guarda, c'è uno che ti fa concorrenza che corre. Vai. Grande Cicalone. Patrizia Casalotti. Che mi ha dato anche la base per fare alcune gare, che mi ha dato anche la possibilità di esibirmi in gare, insomma, da paese, al centro di Roma. Ma tu sei diventato ormai proprio un atleta professionista. Sì, adesso sì, diciamo... Dai, però... comunque sto video lo sai come lo dovrò chiamare? Da ciccione a corridore professionista. Spettacolo. Ma più che altro io... più che professionista io mi sento appassionato. Appassionato, esatto. Io corro non per la medaglia, non per dire oh, ma te devo vincere l'oro olimpico, per dire. Io corro perché mi piace. Mi piace. Bravo, questa è la parte più bella. La parte io penso non la parte, penso per me sia la cosa più fondamentale alla fine. Perché se io corro per dire oh, devo battere il tempo de Bolt e non ci riesco mai perché non è possibile, anche se c'è riuscito Jacobs. Fantastico. Però devo dire oh, non ho superato, ma mi sono divertito. No, allora che corro a fa? Se non mi diverto, che corro a fa? Siate felici. Io dico sempre, un giorno senza sorriso è un giorno perso. Io non ridevo mai. Lo dice uno che non rideva mai, manco se ci stavano... E invece oggi? Adesso proprio... ridi sempre. 64 denti, po'. Sorridete. Te lo sei tenuto un pantalone, una maglietta? Sì. Sì? Cioè, ti sei tenuto il ricordo dei tuoi pantaloni quando eri grosso? Io ho a casa una foto grande di come ero prima, perché... quello diciamo a te. Perché bisogna sempre ricordarsi da dove uno è partito. Sempre. Faccio pure l'esempio di Hansel e Gretel, no? Quelle che buttavano... Le briciole. Io... briciola per briciola sono arrivato dove sono arrivato oggi. La felicità. Sono stato senza una lira. Posso stare... proprio posso dire, proprio non avesse i macchinoni, le donne, quello che vi pare, per dire. Però, Matteo, sei felice? Sì, sono felice. E non c'è più bella cosa nel mondo per me. Senti, e il giorno che tu non corri? Beh, penso... adesso è impossibile. Cioè, tu non salti un giorno? No, perché... ma no perché... mi ha detto il dottore, sia chiaro. Certo. Dice, Matteo, devi correre oggi, sennò ti senti male. Corro perché proprio mi piace e mi fa proprio tipo una sorta di yoga, di meditazione tra me e me. Ma tu quando corri la pensi musica. Molto? C'ho la musica. Poi c'hai sempre i cuffioni tuoi. Sì, io delle volte quando corro io c'ho discorsi di Rocky Balboa, c'ho la musica di Balboa, sulle scaline da chiesa, da Casalotti. Ah, c'è proprio una playlist dedicata? Sì. Non è casuale? No. Balboa, quella di botte, vabbè. C'è pure un video tuo io, che dissi, non so dove, ha detto, dice, alzatevi e andate a correre. Scuregioni. Pure scuregioni sì, raggiungo. Sì. E qua la frase sembra detta così, però dicevo,
alziamoci, no, certo. Damosi da fa, muovemosi, bisogna essere noi iperattivi, però bisogna essere sempre movimentati, averci uno scopo, farsi coinvolgere dagli eventi, essere partecipi. Questo l'ho imparato col tempo, non è che ci ho messo un giorno, ci ho messo del tempo e ho anche sofferto, ma non è mai... Questa è una cosa che ci tengo a precisare, non mi è mai passato per la testa, ma te, per dire, non faccio 50 km, ma te, ma che tu fa fa? Ma fatta più angelato, ma state seduto, per dire. Io c'ho un amico, diciamo a te, ma via con me, se non appena una birra, per dire, ma dove, lascia per... Non mi è mai passato la mente, diciamo a te, oggi non vado a correre, nel senso, oggi non... Da quando corro, Perciò tu una volta che hai corso, però un po' di svago te lo prendi. Certo, cioè, quello è ovvio, però... Però tu lavori, lavoro, corri e svago. Intanto certo, qualche svago, beh, ovviamente, la sera con gli amici. Quando corro c'è la corsa, la pioggia, ci può stare il sole, la neve, la tempesta, quello che vi pare. Non te ne frega niente. Io ho la mia strada. La mia strada e so un percorso proprio dritto e segnato. E il mio motto è anche mai arrendersi. Una forza di volontà ferrea. Non c'è una forza di volontà che ti aiuta, ha bisogno di, posso dire, di supporto, ha bisogno di una famiglia accanto, di uno psicologo. Questa è anche gente che va aiutata, va sostenuta. Quindi c'è anche una parte di gente, sì, che ha, tipo me, che ha una forza di volontà, che si mette a tamburo battente, però c'è anche tantissima gente che è debole mentalmente, nel senso che non ha, posso dire, una scintilla, quella scintilla che è partita da me. Io dico sempre, bisogna sempre stare attenti, al di là dello scherzo che c'è, bisogna sempre stare attenti a quello che si dice, ma pure in generale, non solo dal punto di vista dell'obesità, pure da una persona contro per strada, e deve stare attento perché non si sa mai ciò che quella persona sta passando in quel momento, ciò che i suoi disturbi, le sue complicanze, cioè sono cose personali che nessuno sa e nessuno può giudicare, nessuno si può permettere di dire, cioè bisogna stare attenti a ciò che si dice, quella è la cosa fondamentale. Sì, che le parole... Anche la magrezza, ma quanto sei magra, poi magari tu c'hai una malattia, no? Io ti... Esatto, diciamo, esatto. Hai fatto tante citazioni. Esatto, come l'obesità, anche l'anoressia è una cosa molto molto importante che va affrontata, sono disturbi alimentari che vanno affrontati, vanno seguiti, vanno insomma studiati affinché quella persona che ne è affetta sia aiutata nei migliori dei modi, sia aiutata nel superare queste complicanze, insomma. Yes. Per quanto riguarda la mia pelle, adesso, perché gente mi diceva questo, questa signori è la pelle in eccesso che mi rimane, questa e questa qua che voglio mostrare, questa è la che... Perché gente mi dice, ma perché non fai un intervento, non fai... No, signori, queste signori sono... Queste come fossero delle medaglie al valore, nel senso mi ricorda da dove sono partito, da dove è stato il mio inizio. Questo è una parte di me che non potrà mai essere cancellata. Cosa che volevo fare in passato perché era un altro Matteo, un Matteo grasso, un Matteo timido, insicuro, molto introverso. Invece no, è un Matteo che è servito, che è stato da lezione e ha coadiuvato ad accentuare il Matteo che avete oggi. E non bisogna mai nascondere, mai, non bisogna mai nascondersi nella vita, perché al di là si può sbagliare, si può non sbagliare, però dico sempre, lo ripeterò all'infinito, siate sempre voi stessi. Qualche mese fa feci un sogno che stavo in classe, ero bello chiatto, ma mangiavo una merendina, dicevo, l'ho svegliato, dicevo, mi sono subito toccato addosso, no? Dicevo, oh mamma mia, che mi sono sognato, dice, ammazza, che sollievo, ma non sollievo nel senso, però dice, pare passata una vita, de volte quando corro e ci ripeto, diciamo, ma te rendi conto che sei riuscito a fare? Non è che ho scalato l'Everest, ho solo cambiato me stesso. La vita, come diceva Rocky Balboa, no? Te può colpire forte, colpisce forte, colpisce. Però l'importante è cadi una volta e te rialzi due. Cadi due, te rialzi tre. Sempre. Perché la vita è bella, quello che non pensavo prima io. Io prima dico, ma quanto è brutta sta vita, io prima quando ero grosso, no? Ero demoralizzato, cioè, oddio, mamma, non mi piace sta vita, non mi piace quello, mamma mia. Invece adesso no, ma te. C'è il sole, c'è la mamma che te vuole bene, c'è amici che... Ma che te manca? Sembra le storie mie di Instagram. Ah, oh, regà, oggi c'è il sole, è andato a correre. Sembra mio figlio. Magari. Non è che marzo faccio 50 km, cioè, penso, mi ritrovano a gemelli, se faccio una cosa del genere. È tutto progressivo, sei partito dal camminare... Esattamente. Qualche centinaio di metri, qualche chilometro... Un chilometro. Oggi ho fatto una, ma te, sento bene, famone due domani. Uno, fatte due, famone tre, quattro, cinque, mattone, mattone, mattone. Senza pensare a un parallelo di gente super allenata che non te ne frega niente. No, io ho sempre avuto il mio mito è Forrest Gump. Io quello, per me era lui perché mi rispecchiavo in lui. E ovviamente il grande, mitico, unico Bomba Anarchica che manda un bacione.
Bella Fabio, numero uno. Oh, e allora a sto punto intanto organizziamo un incontro con Fabio. No, ma per forza. Perché Fabio deve dimagrire. Che io considero, dopo Totti, il nono re di Roma. Bomba anarchica. Totti, Fabio, ovviamente. Vabbè, Cicalone sarà sempre una top 3. Per dire, se oggi io faccio il postino, se oggi ho consegnato 10 buste, domani ne consegno 20. E tu devi stare... Senti, ma il postino lo fai correndo? Le volte anche quello, capito? Davvero? Nelle zone vicine, insomma nelle zone dove... Finché rimane un tot di chilometri, certo, perché c'è dei tempi. Mi ricordo una signora, come fosse ieri, Casalotti, ho detto, ma che stai a fare, Fischè? Se consegna la posta, sto postino. Non ci credo, gli ho fatto vedere il tesserino, me credeva. Dice, io con 30 anni che sto a sto quartiere, non ho mai visto un postino che consegna roba di corsa. La perfezione in questo mondo non esiste. Esiste l'equilibrio. Esiste l'equilibrio. Perché... E io dico sempre, la perfezione, solo Dio è perfetto. Fece una battuta mio nonno, dice, noi siamo un organetto e tutti balliamo alla musica del Signore. Questo diceva mio nonno, che purtroppo mi è morto 2 settimane fa. Mi spiace, quanti anni c'aveva tu nonno? 96, nonno Pagliella. Mio nonno ha fatto la guerra, ha visto tutto. Ha visto proprio il mondo di com'era. Prima dei social, ha visto anni 50, 60, 70. La guerra, la seconda guerra mondiale. Io addirittura ho gareggiato con l'autobus di casa mia. Alla sera Santa Seconda c'è stava l'autobus. Gente mi guardava e diceva, ma dove va sto scemo? Diceva, ma quello è Forrest Gump, che non lo conosci, per dire. Hai battuto l'autobus. Eh beh sì, c'è stava il traffico però. C'era pure le fermate l'autobus, che poi sembra che uno fa a volte. Però sono divertito e ho fatto così. Come Rocky Balboa. Cioè da nascosto mi nascondevo io, esatto. Io volevo essere invisibile. All'inizio volevi essere invisibile, sì. E mo sei diventato non solo visibile ma conosciuto. Pure a casa tutti mi dicono, ma te, ma sei contento adesso, ti salutano. Sono contento, però io non, per dire, pure su TikTok là, non ci ho mai visto c'è una sorta di guadagno. Cioè il mio obiettivo non è il guadagno. Fai i soldi, avevi le macchine, questi qua, no? Il mio obiettivo è portare un messaggio positivo alla gente. Bravo. Se io non porto un messaggio positivo, che ci sto a fare? Se ognuno di noi portasse un messaggio per dire, quello è dimagrito, ma sai, cosa ha fatto quello? Ha perso 20 kg. Ha fatto quello, posso far pure io. Proviamoci. Io mi ricordo un amico che stava come me, che tuttora purtroppo è rimasto bello ghiatto, e dice, guarda, devi dimagrire, ti porto dal dietologo. È inutile, se non ti parte la scintilla in te, io posso avere i migliori, ma posso pure fare l'intervento allo stomaco, per dire. È inutile. È una scorciatoia, spesso. Ma poi, spesso per inutile. Dire, fai le scorciatoie e ti ritrovi sempre al punto di partenza, non c'è mai una fine. Ed è anche pericolosa poi come scorciatoia. Ma che stai scherzando? Carità, ripeto, io non giudico nessuno perché ognuno è libero di fare ciò che però vuole. Ovviamente c'è una percentuale di mortalità che non va ignorata. E certo, ovviamente. Come chi rimane obeso c'è una percentuale di mortalità più alta che non va ignorata. E certo. Cioè, le statistiche non sono opinioni. Io de volte mi capita quando corro, oltre a sentire la musica e a correre, mi ascolto, ragioni. Penso, ma io proprio, io sono uno molto, sono sempre stato uno pensieroso, che penso, domani che devo fare? E corro, domani che c'è sta quell'impegno, devo andare in quella zona. Corro e penso allo stesso tempo, capito? Quella è la cosa fondamentale. Beh, è vero, aiuta tantissimo a pensare, sì, la corsa, poi anche... sentire il proprio respiro, trova anche il modo giusto per respirare. Ragazzi, vi ricordo sempre, correte, è gratis, o potete fare sempre, tutti i giorni. Basta allacciarsi le scarpe. Bravo, non serve quasi niente. Non serve quasi niente, non servono né soldi. Cosa fondamentale, bisogna sempre bere, fondamentalissimo, bere tantissimo. Noi facciamo l'ultimo appello, così salutiamo tutti. Certo. Ed è, lui è uno degli esempi che io ho voluto portare. Perché? Perché giustamente Matteo, io l'ho conosciuto attraverso i social e ha portato, secondo me, un esempio estremamente positivo, ma positivo in tutti i sensi, sportivo, a livello di testa, a livello di amor proprio, tutta una serie di cose che vanno seguite. E vi chiedo, scriveteci qui nei commenti se volete un altro video con Matteo, magari dove pure andiamo a correre, ci alleniamo, facciamo qualcosa con Fabio Bombanarchica, eccetera. Che saluto, numero uno Fabio. Che lui saluta. Ce lo scrivete nei commenti e noi per oggi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Bella, regà! È sempre al top.